Mafia, problema da prendere di petto, scrive Italo Pietra, e si chiede fino a quando bisognerà portare pazienza con la mafia. Le notizie sull'attività dei mafiosi riempiono le cronache. 50 morti a Palermo in pochi mesi, una villa saltata in aria, un rimorchiatore squarciato, la riforma agraria, la costruzione di acquedotti e di strade, gli impianti che molte industrie del nord sono andati a costruire nell'isola, il sacrificio delle forze di pubblica sicurezza, dei carabinieri, non sono sufficienti per estirpare questo antico male. Scrive Giovanni Ansaldo, più che un'azione di polizia che finisce sempre per colpire la piccola gente, i mafiosi di piccolo taglio, è un'azione di governo che può giovare diretta a modificare lo stato d'animo collettivo da cui la mafia trae alimento e vigore. Bisogna vincere la paura. Racconta Giacomo Maugeri la storia di un giovanotto che la polizia portò davanti al cadavere del padre. È una faccia che mi pare di aver visto qualche volta nel mio rione, fu la risposta del giovanotto, ma non so chi sia. Dedichiamo il nostro servizio sulla mafia a quel cittadino di Corleone che non ha avuto paura a dire qualche verità davanti alla macchina da presa, con la speranza che il suo coraggio non sia stato inutile. Entriamo a Corleone. È un grosso centro agricolo a 60 chilometri da Palermo. 15.000 abitanti, 4.000 analfabeti, 3.000 disoccupati. La riforma agraria e le numerose iniziative intraprese dallo Stato e dalla Regione per risolvere la crisi del Paese non hanno dato i risultati che si attendevano, perché qui una presenza invisibile e temuta sembra paralizzare ogni cosa. Purtroppo la storia di Corleone, più che nelle strade, si può leggere sulle lapidi del cimitero. E perciò abbiamo intervistato per primo il becchino del paese. Senta, questa è una tomba fresca, la tomba nuova di Corleone, e oggi proprio qui a Corleone è stato ammazzato un uomo, no? A colpi di lupo. Sì, sì. Senta, ma ne muoiono molti in questa maniera? Come? Molti ne vengono uccisi. Che vuole, ogni tanto succede qualcosa, no? Sì, quindi di questi morti che riposano in questo cimitero, quanti pensa? Quale percentuale possono essere io morti? Io credo che ce ne sarà il 20% ci sarà. Morti di morte violenta? 20%? Sì. Non è un mistero che le interviste vengano girate diverse volte, per scegliere poi la migliore. Anche noi abbiamo ripetuto l'intervista, ma nel frattempo si sono avvicinati due sconosciuti. Sentite come cambia il tono delle risposte. Questa è una tomba fresca, no? Sì, sì, sì. Proprio oggi è morto qui a Corleone, è stato ucciso. Sì, sì. Sì. Chi è? Un getto di Palermo, Bernardo. Ho capito. Ne muoiono molti in questo modo? Ma no, in questo modo raramente, perché è stata una, che so, una svista più che altro è stata questa. Una svista. Quante sviste, quante combinazioni strane, quanti morti per errore. Dal dopoguerra a oggi sono stati ammazzati nella zona di Corleone un sindaco, due direttori di ospedale, un medico della mutua, un capitano dei carabinieri, un sindacalista e circa 200 tra agricoltori, pastori, operai e disoccupati. 56 sono stati uccisi in pieno centro. E nessuno ha mai contato il numero degli scomparsi. Se un uomo scompare, la famiglia spesso non si rivolge alla polizia perché lo ricerchi. La famiglia tace, tutti tacciono. Questa è la legge della mafia. Ed è anche questa la miseria di Corleone. Nata per regolare secondo giustizia le controversie tra paesani, la mafia ha tentato di sostituirsi per secoli all'autorità, con i suoi tribunali, le sue leggi, le sue sentenze. È difficile stabilire dei limiti precisi all'attività della mafia, perché costituisce una specie di rete invisibile che collega i più diversi interessi. A 100 anni dall'Unità d'Italia, poche cose sono cambiate a Corleone. La mafia sopravvive, esercita l'usura dell'acqua, influenza la distribuzione dei terreni, organizza il furto del bestiame, impone pedaggi. Classica arma dei ricatti è la lupara, il fucile da caccia a canne mozze, caricato a pallettoni.
Vi facciamo un esempio. Molti contadini di Corleone, intimiditi dall'assassinio del sindacalista Rizzotto, hanno rinunciato alle terre loro assegnate dalla riforma agraria nei feudi Drago, Donna Giacoma, Scala e Cristina. Molti sono rimasti senza lavoro. 4.000 corleonesi hanno dovuto emigrare in pochi anni in altre regioni d'Italia o all'estero. Ascoltiamo uno che sta per emigrare. Lei perché emigra? Perché non si può vivere a Corleone. E come mai? Non c'è lavoro? C'è disoccupazione. Sì. Se vai in piazza non si trova la giornata per poter sfamare i bambini. Lei quanti figli ha? 7. La moglie. Senta, ma è possibile che non si riesca proprio a trovare un lavoro qui a Corleone? Lei ne è proprio sicuro? Non si può trovare lavoro. E perciò lei deve partire? Sì. Io oggi stesso io parto. Dove vai? A Monaco. Dice un proverbio siciliano: chi mangia carne, comanda carne. Attraverso Corleone passano i rifornimenti di carne per buona parte della Sicilia occidentale, compresa Palermo. Da questo commercio la vecchia mafia campagnola cerca di trarre i maggiori profitti. L'abigeato ha una sua tradizione antica e costituisce una vera e propria industria mafiosa. Pastori e contadini vengono spesso depredati delle loro greggi. Bovini, pecore e maiali sono concentrati nei dintorni di Corleone, specialmente nel bosco della Ficuzza, che è dominato dalla Rocca Busambra. È una cima quasi sempre coperta dalla nebbia. In una grotta sono stati ritrovati i resti di molte persone uccise dalla mafia. Tra queste il sindacalista Placido Rizzotto, il cui assassinio, 14 anni fa, aprì l'ultima serie di delitti mafiosi a Corleone. Intervistiamo Antonino Rizzotto, fratello della vittima. Tuo fratello dove è stato ritrovato? È stato sequestrato a Corleone e poi è stato ritrovato sulla Rocca Busamma, dentro una buca, lassù, verso quella parte. C'era una buca che c'erano tanti cadaveri, tante bovine buttate laggiù. E adesso la salma di suo fratello dove si trova? Una parte si trova dentro la buca e una parte è alla corte d'assise di Palermo. Senta, ci vuol parlare di suo fratello, di come è accaduto? Questo è meglio che ce ne parla mio padre. Il signor Carmelo Rizzotto è il padre del sindacalista Placido Rizzotto, che fu ucciso tanti anni fa. Senta, signor Rizzotto, ci vuole raccontare come hanno ucciso suo figlio? A Siro, il 48 di marzo, l'hanno sequestrato. Nel suo dialetto chiuso e accorato, Carmelo Rizzotto racconta come suo figlio fu sequestrato nella piazza di Corleone dagli assassini, che lo costrinsero a seguirli fuori del paese e lo trascinarono sulla cima della Rocca Busambra, dove lo uccisero a colpi di pistola. Poi gettarono il cadavere dentro un crepaccio della montagna, profondo 60 metri. C'è una buca che è circa 60 metri di profondità. Ma lei in quei giorni come lo seppe che era veramente morto suo figlio? Chi gliel'ha detto? Dopo poi, dopo tempo si sappe che furono assassini. Dopo 21 mesi lo sapevo. Dopo 21 mesi. Ma lei quel giorno soltanto ha immaginato che era morto? Immaginato che era morto. Perché non tornava? Non tornava più. Come tanti altri che qui a Corleone non tornano più. È così? Ho capito. Ma chi è stato che ha buttato giù suo figlio? E meno processo dichiara che il padre del sindacalista ucciso dice che i carabinieri ritrovarono il cadavere di suo figlio su indicazione di due abitanti di Corleone, Pasquale Criscione e Vincenzo Collura. Dice Criscione, anzi giurista, com'è che io denunzia a Pasquale Criscione e mi faccia processo? Questi due avrebbero anche confessato ai carabinieri di essere stati complici del delitto. Luciano Liggio ne sarebbe stato l'esecutore materiale. Liggio fuggì e fu giudicato in contumacia. Ma voi quali prove avevate che questi accusati erano veramente colpevoli dell'assassinio di suo figlio? E perché hanno confessato? Collura e Criscione ritrattarono in tribunale le deposizioni fatte ai carabinieri. In due processi, tutti e tre gli accusati furono assolti per insufficienza di prove. Assolto per insufficienza di prove. E adesso c'è un terzo procedimento in corso? Non la Cassazione. A Corleone, chi conosce i colpevoli dei delitti ha paura di parlare e anziché favorire ostacola il compito della giustizia. Il silenzio proteggeva la vecchia mafia del feudo. Il silenzio difende la giovane mafia che è nata nel dopoguerra per sfruttare la riforma agraria e la costruzione di strade, dighe e canali, ottenendo appalti e imponendo balzelli.
Per la prima volta la mafia, per diversità di interessi, si divide in due fazioni. Da un lato la banda della giovane mafia, che fa capo a Luciano Liggio, accusato di numerosi omicidi. Liggio è latitante da 14 anni. Dall'altro lato, ecco la vecchia mafia, che si diceva fosse guidata da Michele Navarra, medico condotto di Corleone, direttore dell'ospedale civile e una delle personalità più in vista del paese. Questo è l'ospedale dei Bianchi, l'unico ospedale di Corleone. Il dottor Michele Navarra, che lo dirigeva, era anche ispettore di una cassa mutua per i paesi di Corleone, Mezzoiuso, Misilmeri, Lercara Friddi, Campo Felice e Roccamena. I suoi molti incarichi forse spiegano come il dottor Navarra mantenesse l'ospedale di Corleone in queste condizioni. Prima di Navarra l'ospedale era diretto dal professor Carmelo Nicolosi, che non si interessava che della sua professione. Nicolosi volle resistere alle lusinghe e alle minacce della mafia. Fu trucidato. Navarra fu il suo successore. Questo tetro ospedale continua a funzionare tuttora, mentre il nuovo ospedale di Corleone, moderno e ben attrezzato, è già stato costruito ed è pronto a entrare in funzione da oltre 10 anni. L'ospedale è ancora chiuso. 2 agosto 1958. Michele Navarra sta ritornando a Corleone dall'Ercara sulla 1100 guidata dal collega dottor Russo. Si accorge che una macchina li segue. Russo accelera. Gli inseguitori sono più veloci, lo sorpassano e gli tagliano la strada. Mentre la 1100 va a cozzare contro la macchina inseguitrice, da questa 3 pistole e 2 mitra aprono il fuoco, polverizzando il parabrezza e uccidendo sul colpo il dottor Russo. Navarra istintivamente si abbassa per sfuggire ai colpi. Ma una raffica lo raggiunge attraverso lo sportello, uccidendolo. La polizia orienta le sue indagini su Luciano Liggio e sulla sua banda. Il mitra, e non la tradizionale lupara, ha troncato la carriera del vecchio medico, quasi a simboleggiare la fase gangsteristica aperta dalla giovane mafia. In tribunale, i parenti di Navarra non si costituiscono parte civile. Dicono di non sospettare nessuno. Tre amici di Navarra, che forse cercavano di vendicarlo, sono assassinati in una delle più drammatiche sparatorie che si siano verificate nella storia di Corleone. Cerchiamo ora di ricostruirla. Le 3 vittime sono Marco Marino, il fratello Giovanni e Pietro Maiuri. La sera del 6 settembre 1958, questi 3 uomini stanno confabulando qui in via Adriano Canzoneri, a pochi passi dalla loro casa, che è nel cortile Trombaturi. Gli avversari li circondano e aprono il fuoco. Un colpo di lupara falcia Marco Marino. Il cadavere viene trascinato dalle donne in casa, nel cortile Trombaturi. I 2 superstiti estraggono le pistole e si gettano a terra, incollati ai muri, una a destra, l'altro a sinistra del vicolo. Indietreggiano lentamente, strisciano verso la via Carmine, che offre l'unica possibilità di salvezza. Ma proprio qui c'è un altro uomo in agguato, con un mitra Thompson. La sua raffica colpisce in pieno Giovanni Marino, che cade sul selciato, all'angolo con via Misericordia. Uno degli aggressori corre a rifugiarsi in una casa di via Puccio e vi si nasconde, attende gli eventi. Le strade sono battute ora dai fucili a lupara. Si spara dal terrazzo del cortile Trombaturi per coprire la ritirata di Pietro Maiuri, il più giovane dei 3. Ma un fuoco spietato fulmina anche lui, qui all'altezza di via Carmine. L'esecuzione è terminata. Gli aggressori, sotto il fuoco delle lupare, fuggono verso il corso Bentivegna e lo attraversano, precipitandosi nella trincea formata dall'abbassamento del livello stradale. Porte e finestre sono sbarrate. Le saracinesche dei negozi sono abbassate. Le strade sono deserte. Gli aggressori, rifugiati nella trincea del corso, hanno alle spalle una sartoria, un fotografo e una profumeria. Uno di essi tenta di raggiungere la sartoria Lo Sciuto, ma viene colpito al volo. Gravemente ferito, riesce comunque a rifugiarsi nel negozio. Gli spari degli inseguitori mandano in pezzi la vetrina e feriscono una donna e una bambina di 2 anni. La sparatoria è finita. È durata circa 40 minuti. Il ferito viene trasportato all'ospedale dei Bianchi. I 3 cadaveri al cimitero. La polizia indicò Liggio e la sua banda come i probabili autori della strage.
In corso Bentivegna, nel luogo dove si svolse la sparatoria, avviciniamo l'addetto al distributore di benzina per chiedergli se ricorda qualcosa di quella notte. La sua risposta è simile a quella di tanti altri cittadini di Corleone. Non so niente. Non so niente. Non so niente. Purtroppo, la legge del silenzio non si infrange quasi mai. E questa è una delle maggiori difficoltà che abbiamo incontrato nel realizzare questa inchiesta. Giuseppe di Palermo? Questo è il signor Giuseppe di Palermo, è una delle poche persone che abbiamo incontrato qui a Corleone che è disposto a parlare. Lei è stato anche vice sindaco di Corleone. Sì, sì. In che anno? Ho smesso l'attività nel 60. Quindi no, sa molte cose. Novembre del 60, conosco qualche cosa. Senta, per quale motivo c'è questa reticenza a parlare qui? Tutti quanti, anche sulle cose più innocenti, non vogliono parlare. È un senso di omertà, così come diciamo tradizionalmente qui a Corleone, che la gente teme da quella gente che fanno del male, e quindi anche se vede qualche cosa non parla perché ha paura. Ripeto. Paura di che cosa? Ha paura che qualche male ci venisse fatto pure a lui. Si parla dei molti delitti che avvengono qui dalle parti di Corleone. Che cosa, c'è qualcosa di vero in questo? Sì, Corleone è stato un paese di questi delitti, ne ha fatto molti. Ho capito. Delitti, c'è stato uno, ad esempio fino a ieri c'è stato un delitto per Corleone, sì. Una lite di famiglia. Ho capito, ed è stata uccisa una persona. Sì, è stata uccisa una persona. Senta, si dice che Michele Navarra, il medico che è stato ucciso alcuni anni fa, fosse implicato in queste organizzazioni, è vero, particolari. Lei ne sa qualche cosa, no? Quello che si dice è che lui, almeno dico nel giornale, poi dice nel paese, sì. La voce pubblica, che lui era un capomafia. Ecco. Lei lo conosceva, sì, personalmente? Sì. Com'era, come persona? Come persona era una persona alta, robusto. E di carattere? Di carattere aveva due facce, almeno io questo potevo notare, aveva due facce, una faccia che sembrava buono, poi un'altra faccia che... Era meno buono. Era meno buono. L'acqua è preziosa in Sicilia ed è una delle fonti di lucro della mafia, che ne vuole il monopolio. Ed è per questo che alcune iniziative statali e private per la costruzione di acquedotti e canali di irrigazione sono ostacolate, qualche volta a mano armata. Questa è la diga del torrente Corleone a Pian della Scala, la cui costruzione, iniziata alcuni anni fa dal consorzio dell'Alto e Medio Belice, non è ancora terminata. Solo una parte delle opere programmate è stata condotta a termine da questo ente, come fu dimostrato anche da un'inchiesta promossa dalla regione siciliana. La distribuzione dell'acqua non è avvenuta sempre in modo uniforme. Questa fattoria, denominata Società Armentizia di Corleone e che era condotta da Luciano Liggio, ha avuto l'acqua. Molti piccoli agricoltori della zona, che hanno versato i loro contributi al consorzio, sono ancora in attesa dell'allacciamento. Queste terre debbono restare brulle. Ogni tanto, ai piedi della diga di Pian della Scala, viene ucciso un uomo. Avvertimento o minaccia per coloro che volessero riprendere i lavori. A un contadino di Corleone poniamo l'ultima domanda di questa inchiesta. Ci risponde a patto di non essere riconosciuto. Senta, come mai tollerate voi che pochi uomini possano dominare l'intera situazione del vostro paese? Non li possiamo ribellare perché non abbiamo effettivamente un appoggio di un'autorità. Perché altrimenti queste delinquenti che sono effettivamente nei boschi e che effettivamente sono... La perdizione del popolo, avessimo stato già apocrivi anche noi a ribellarci anche... Questo è il dramma di Corleone, finché dureranno l'omertà e la paura.